Per dare serietà, qual è la tua ricetta per dare serietà al Barolo? Mettere meno cose in etichette, più vere? Ma quando uno ha la storia non dovrebbe rigettarla, dovrebbe utilizzarla. Chi non ha la storia se la inventa, noi che ce l'abbiamo dobbiamo utilizzare i nomi storici, veri, e dare un messaggio di serietà e di verità. E azzerare tutto, ritornare probabilmente ai nomi legati ai comuni. Quindi piuttosto tu vorresti dire Barolo della Serralunga, Barolo della Morra, Barolo di Novello, Barolo di Monforte, ecco, sulle tue e poi di lì arrivare alla vigna. Sulla tua etichetta che cosa, quali vigne sono indicate? È che al momento io dichiaro l'assemblaggio, cioè la verità, ma tra un anno non potrò più farlo, incredibilmente non potrò più scrivere la verità, perché l'assemblaggio, che era una vera tradizione della nostra zona, risalente addirittura ai Falletti. Ecco, spieghiamolo l'assemblaggio. L'assemblaggio vuol dire uve nebbiolo che arrivano da vigne diverse, di zone diverse. Da territori anche. Da territori e che hanno, possono avere caratteristiche diverse. Certo. Una un po' più matura, l'altra un po' più fresca. Danno certo. un mesclot che di fatto si trasforma, usiamo questo termine, no? Certo. Questo mesclot che di fatto si trasforma da al Barolo un'impronta personale tua. Ecco, ma non è tanto di fare un'impronta personale, io penso che sia una questione che quando uno lavora con un monovitigno in nebbiolo, l'unica cosa che ti resta per cercare di raggiungere un migliore equilibrio tra tannini e acidità sia quello di utilizzare uve che provengono da suoli diversi, da colline diverse, se non addirittura, come facevano i Falletti, da comuni diversi, Serralunga e la Morra ad esempio, e questo è a scopo migliorativo. E tu in etichetta che sori o che vigne indichi? Ma io utilizzo quelle che tradizionalmente utilizzava già mio padre e mio nonno, però come che dico... Che sono? Indicale dalle... Ma sono Brunate le Coste ad esempio, Brunate, no? Le Coste, ma sì. Questo è fatto sinceramente a uno scopo migliorativo, di una ricerca di maggiore armonia. Questo non so se ci riesco, spetta a chi assaggia dire ma sì, è meglio. Certamente che faceva più parte della tradizione della nostra zona quella di mescolare uve di diversa provenienza che non fare il singolo cru, diciamo, il singolo sori. Purtroppo questo non è stato sottovalutato, non preso così in considerazione. Certamente è una cosa che era tradizionale, più tradizionale che non fare il cru. Quindi secondo Citrico, che come vedete non ha perso la sua voglia e la sua capacità di essere pungente, il Barolo va fatto utilizzando e indicando in etichetta le vigne vere, originali, vere, da dove arrivano le uve di nebbiolo e non, diciamo, inventandosi... Certo. Bricchi, Sorì bricchi, o Ciabotti. E i Ciabotti. I Ciabotti a Citrico non no, piacciono. Se c'è la storia bisogna utilizzare la storia. Cibo in origine atavica di valori, suolo plasmato da sapori semplici, voce di natura, saggezza nobile, gusto, planetaria fonte di comunicazione, terra madre, decalco per un confronto libero fra popoli.